Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit, il primo del 2022. Come state? Spero tutto bene. Io proseguirò con il prossimo racconto tratto dal libro Tutto è fatidico di Stephen King. Sempre osservando la regola che mi sono posto di portare sul canale solo i racconti che non trovate già su YouTube. E il prossimo racconto che nessuno dei narratori ha letto e portato su YouTube è La morte di Jack Hamilton, che mi appresto a leggere. Vado con la musica offerta gentilmente da Zero Copyright Free Music. Passate anche nel suo canale, lasciate il like, dite che vi ho mandato io e anzi mi devo autoflagellare perché mi sono dimenticato di dire la stessa cosa che ho appena detto anche nel precedente episodio di No Edit. Tutto ciò che ami ti sarà portato via, sempre tratto dal libro Tutto è fatidico di Stephen King. Emanuele mi perdonerà per la svista e niente, andiamo col racconto. Buon ascolto, ragazzi. La morte di Jack Hamilton. Voglio subito mettere in chiaro una cosa. Non c'era uomo sulla faccia della terra a cui non piacesse il mio amico Johnny Dillinger, tranne Melvin Purvis dell'FBI. Purvis era il braccio destro di J. Edgar Hoover e ce l'aveva a morte con Johnny. Tutti gli altri, beh, Johnny sapeva come farsi voler bene, tutto qui. E sapeva come far ridere la gente. Diceva sempre che alla fine Dio vede e provvede. E come si fa a non voler bene a uno che la pensa così? Ma la gente fa fatica ad accettare che un uomo del genere possa morire. Sareste sorpresi di sapere quanti ancora dicono che non era Johnny quello che i federali hanno fatto fuori a Chicago, vicino al Biograph Theater, il 22 luglio del 1934. Dopotutto era Melvin Purvis quello incaricato di dare la caccia a Johnny, e oltre a essere un uomo senza scrupoli, Purvis era un idiota di prima categoria. Uno capace di pisciare dalla finestra senza ricordarsi di aprirla. Non sarò certo io a parlare bene di lui. Quel damerino Frodo, quanto lo odiavo. Lo odiavamo tutti. Siamo riusciti a scappare da Purvis e dai suoi agenti dopo la sparatoria di Little Bemia, nel Wisconsin. Tutti quanti. Il più grande mistero dell'anno è stato come ha fatto quel culattone di merda a tenersi il posto. Una volta Johnny ha detto: probabilmente J. Edgar non riesce a farsi fare dei pompini così da una donna. Quanto abbiamo riso. Certo, alla fine Purvis l'ha preso, Johnny. Ma solo dopo avergli teso un'imboscata fuori dal Biograph e averlo colpito alle spalle mentre scappava in un vicolo. Lui è caduto nel fango e nella merda di gatto e ha detto: ma come? E poi è morto. Ma eppure la gente non ci crede. Johnny era un bell'uomo, dicono. Sembrava quasi un divo del cinema. Il tizio che hanno ammazzato i federali fuori dal Biograph aveva la faccia grossa, tutta gonfia e piena come un cotechino. Dicono che Johnny aveva appena 31 anni, mentre il fesso che hanno fatto fuori dagli sbirri quella notte poteva averne facilmente 40. E in più, e qui abbassano la voce fino a un sussurro, tutti sanno che John Dillinger aveva un uccello grande come una mazza da baseball. Quello del tizio che è caduto nell'imboscata di Purvis fuori dal Biograph non misurava più dei canonici 15 centimetri. E poi c'è la questione della cicatrice sul labbro superiore. Si vede perfettamente sulle fotografie scattate all'obitorio, come quella in cui un imbecille solleva la testa del mio amico con aria solenne, come per dire al mondo intero una volta per tutte che il crimine non paga. La cicatrice gli taglia a metà uno dei baffi.
Tutti sanno che John Dillinger non ha mai avuto una cicatrice del genere. Basta guardare una qualsiasi delle altre foto. Dio solo sa quante gliele hanno scattate. C'è perfino un libro che dice che Johnny non è morto, che è vissuto ben più a lungo dei suoi compagni d'avventure e che è finito in Messico, a vivere in una hacienda e a deliziare un numero imprecisato di signoras e signoritas con il suo arnese enorme. Il libro sostiene che il mio vecchio amico è morto il 20 novembre del 1963, 2 giorni prima di Kennedy, alla veneranda età di 60 anni, e che non è stata una pallottola dei federali a mandarlo all'altro mondo, bensì un banale attacco di cuore, che John Dillinger è morto nel suo letto. È una bella storia, ma non è la verità. Nelle ultime foto, Johnny ha la faccia ingrossata perché aveva davvero messo su chili. Era il tipo che quando è nervoso mangia. E dopo la morte di Jack Hamilton ad Aurora, nell'Illinois, Johnny sapeva che sarebbe toccato a lui. Lo ha perfino detto in quella cava di ghiaia dove abbiamo portato il povero vecchio Jack. Per quanto riguardava il suo uccello, beh, io conoscevo Johnny da quando ci eravamo incontrati al riformatorio di Pendleton, nell'Indiana. L'ho visto con e senza vestiti, e Homer Van Meter è qui per dirvi che ce l'aveva grosso, sì, ma non enorme. Vi dirò chi ce l'aveva enorme, se vi interessa. Doc Barker, il cocco di mamma. Il che ci porta alla cicatrice sul labbro superiore di Johnny, quella che gli taglia i baffi nelle foto in cui è sdraiato sul tavolo dell'obitorio. Il motivo per cui la cicatrice non compare in nessuna delle altre fotografie è che Johnny se l'è fatta verso la fine. È successa ad Aurora, quando Jack Red Hamilton, il nostro vecchio amico, era sul letto di morte. È questo che vi voglio raccontare, come Johnny Dillinger si è procurato la cicatrice sul labbro superiore. Johnny, Red Hamilton e io siamo scampati alla sparatoria di Little Bohemia passando dalle finestre della cucina sul retro e allontanandoci lungo la sponda del lago mentre Purvis e quegli altri idioti stavano ancora riempendo di piombo la facciata dello chalet. Ragazzi, spero che il crucco proprietario di quel posto fosse assicurato. La prima macchina che abbiamo trovato era di una coppia di anziani vicini e non partiva. Abbiamo avuto più fortuna con la seconda, la Ford Coupé di un falegname che abitava appena più in là. Johnny lo ha fatto sedere al posto di guida e quello ci ha portati per un bel pezzo in direzione di St. Paul. Poi lo abbiamo invitato a scendere, cosa che ha fatto molto volentieri e io mi sono messo al volante. Abbiamo attraversato il Mississippi a circa 30 km a valle di St. Paul e anche se la polizia locale era stata allertata sulla cosiddetta banda Dillinger, sono convinto che ce l'avremmo fatta se solo Jack Hamilton non avesse perso il cappello mentre stavamo scappando. Sudava come un maiale. Gli succedeva sempre quando era nervoso e quando ha trovato una pezza sul sedile posteriore della macchina del falegname l'ha trasformata in un laccio e se l'è legata intorno alla testa, stile indiano d'America. È stato questo ad attirare l'attenzione degli sbirri parcheggiati sullo Spiral Bridge dalla parte del Wisconsin. Quando gli siamo passati di fianco, quelli ci sono venuti dietro per darci una controllata. Avrebbe potuto essere la fine, ma Johnny aveva sempre una fortuna del diavolo. Almeno fino al Biograph. Un furgone che trasportava bestiame si è messo tra noi e loro. E gli sbirri non riuscivano a superarlo. «Dai gas, Homer!» mi ha gridato Johnny. Stava sul sedile posteriore e da come parlava sembrava eccezionalmente di buon umore. «Schiaccia tavoletta!» Così ho fatto. E ci siamo lasciati alle spalle il furgone, in una nuvola di polvere, con gli sbirri bloccati dietro. Bye bye, mammalucchi. Vi mando una cartolina. Quando sembrava che li avessimo seminati una volta per tutte, Jack ha detto «Rallenta, pezzo di scemo, non ha senso farci beccare per eccesso di velocità!» Così ho rallentato fino ai 50,
e per un quarto d'ora è filato tutto liscio. Stavamo parlando di Little Bohemia e ci chiedevamo se Lester, quello che chiamavamo sempre Babyface, era riuscito a scappare oppure no. Quando tutto a un tratto sentiamo una raffica di spari e il suono dei proiettili che rimbalzavano sull'asfalto. Erano quegli idioti di sbirri del ponte. Avevano guadagnato terreno, avanzando lentamente per gli ultimi 80-90 metri ed erano abbastanza vicini da sparare le gomme. Probabilmente non erano ancora sicuri al 100% che si trattava di Dillinger. Ma non sono rimasti a lungo nel dubbio. Con il calcio della pistola, Johnny ha mandato in frantumi l'unotto della Ford e ha risposto al fuoco. Io ho premuto di nuovo sull'acceleratore e ho spinto la macchina fino agli 80 all'ora, che era una bella velocità per quei tempi. Non c'era molto traffico, ma superavo gli ostacoli in qualsiasi modo, a sinistra, a destra, costeggiando il fosso. Per due volte ho sentito le ruote alzarsi da terra dal lato del guidatore, ma non ci siamo mai ribaltati. Non c'è niente di meglio di una Ford per darsi alla fuga. Una volta Johnny ha scritto a Henry Ford in persona. Quando sto in una Ford riesco a far mangiare la polvere a qualunque macchina, gli ha detto. E di sicuro quel giorno gli sbirri gliene abbiamo fatta mangiare parecchia, ma ci è costato caro. Abbiamo sentito una serie di colpi, spunk, 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 sul parabrezza si è formata una crepa e una pallottola, una calibro 45 ne sono quasi sicuro, è caduta sul cruscotto. Sembrava un grosso scarafaggio nero. Jack Hamilton era sul sedile del passeggero. Aveva raccolto da terra il mitra e stava controllando il tamburo, pronto a sporgersi dal finestrino, immagino, quando si è sentito un altro di quegli spunk. Jack ha esclamato: «Oh, bastardi! Mi hanno preso!» La pallottola doveva essere entrata dall'unotto e non ho idea di come abbia fatto a mancare Johnny per poi colpire Jack. «Tutto bene!» ho gridato. Stavo aggrappato al volante come una scimmia. Ho sorpassato sulla destra come un matto un furgone del caseificio Cooley, continuando a suonare il clacson e a gridare a quel contadino figlio di puttana con il grembiule bianco di togliersi dalla strada. «Jack, tutto bene?» «Tutto ok, sto bene», ha risposto sporgendosi dal finestrino con il mitra in mano fin quasi alla vita. Solo che all'inizio il furgone del latte gli copriva il bersaglio. Vedevo il conducente nello specchietto retrovisore mentre ci fissava come un allocco da sotto il cappellino e quando ho guardato Jack che si sporgeva di fuori gli ho visto un buco in mezzo al cappotto, preciso e rotondo, come se fosse stato tracciato con una matita. Non c'era sangue, solo quel buchino nero. «Non preoccuparti di Jack! Tirali il collo a questa carretta!» mi grida Johnny. «Ho accelerato!» Abbiamo guadagnato forse un chilometro sul furgone del latte e gli sbirri nel frattempo sono rimasti bloccati dietro perché da una parte c'era un guardrail e dall'altra arrivava una fila di lumaconi. Abbiamo svoltato facendo una curva strettissima e per un attimo abbiamo perso di vista sia il furgone del latte sia la volante e all'improvviso, sulla destra, abbiamo trovato un vialetto di ghiaia pieno di erbacce. «Entra lì!» ha detto Jack ansimando, lasciandosi ricadere sul sedile del passeggero, ma io stavo già curvando. Era una vecchia stradina privata. Ho guidato per circa 60 metri, prima leggermente in salita, poi in discesa, fino a una cascina che sembrava disabitata da anni. Ho spento il motore. Siamo scesi tutti e ci siamo nascosti dietro la macchina. «Se arrivano, gli facciamo la festa! Non voglio finire sulla sedia elettrica come Harry Pierpont!» Ma non è venuto nessuno. E dopo una decina di minuti siamo risaliti in macchina e siamo tornati sulla strada principale, guidando piano e tenendo gli occhi aperti. Ed è stato allora che ho visto una cosa che non mi è piaciuta per niente. «Jack», ho detto, «ti esce sangue dalla bocca. Occhio che ti sporchi la camicia». Jack si è pulito la bocca con il pollice della mano destra. Ha guardato il sangue
E poi mi ha fatto un sorriso che ancora rivedo in sogno, grande, aperto e spaventato a morte. Mi sono morso la lingua. Va tutto bene. Sei sicuro? Ha chiesto Johnny. Hai una voce strana. Faccio un po' fatica a respirare. Jack si è pulito di nuovo la bocca con il pollice e quando ha visto che c'era meno sangue, sembrava soddisfatto. Filiamo via da questo posto. Homer, torna indietro verso lo Spiral Bridge, ha detto Johnny, e così ho fatto. Non tutte le storie su Johnny Dillinger sono vere, ma riusciva sempre a trovare la strada di casa, anche dopo che la casa non ce l'aveva più, e io mi sono sempre fidato di lui. Viaggiavamo di nuovo entro il limite dei 50 all'ora, come se stessimo facendo una gita domenicale, quando Johnny ha visto un benzinaio e mi ha detto di svoltare a destra. Siamo finiti quasi subito sulle sterrate di campagna, con Johnny che mi diceva di svoltare a destra e a sinistra, anche se per me tutte le strade erano uguali, solchi lasciati dalle ruote in mezzo a campi di grano abbandonati. Le strade erano fangose e in alcuni campi era rimasta qualche chiazza di neve. Ogni tanto incrociavamo qualche bambino che ci guardava passare. Jack era sempre più silenzioso. Gli ho chiesto come stava e lui ha risposto: bene. Sì, beh, appena si calmano un po' le acque dovremo farti vedere da qualcuno, ha detto Johnny, e dobbiamo anche far riparare il cappotto. Con quel buco sembra che qualcuno ti ha sparato. Anche io ridevo con lui, anche Jack rideva. Johnny riusciva sempre a tirarti su di morale. Mi sa che non è entrato in profondità, ha buttato là Jack, proprio quando ci siamo immessi sulla Route 43. Non mi esce più il sangue dalla bocca, guarda! Si è voltato per mostrare a Johnny il dito, su cui c'era solo un baffo scuro. Ma quando si è girato sul sedile, il sangue gli è colato dalla bocca e dal naso. Mi sa che è profondo quanto basta. Ci prenderemo cura di te se riesci ancora a parlare. In linea di massima stai bene. Certo, sto bene. Ma aveva una voce debolissima. Sprezzi salute da tutti i fori. Oh, chiudi il becco, zucca vuota, ha ribattuto lui e ci siamo tutti messi a ridere. Ridevano tanto di me, sempre per gioco. Circa 5 minuti dopo che eravamo tornati sulla strada principale, Jack è svenuto. Si è accasciato contro il finestrino e un rivolo di sangue gli è sceso da un angolo della bocca, macchiando il vetro. Mi è venuto in mente quando si schiaccia una zanzara con la pancia piena, sangue dappertutto. Jack aveva ancora il laccio intorno alla testa, ma era tutto storto. Johnny lo ha tirato via e lo ha usato per pulirgli il sangue dalla faccia. Jack ha borbottato qualcosa sollevando le mani come per respingerlo, ma poi gli sono ricadute in grembo. Quegli sbirri avranno dato l'allarme via radio. Se andiamo a St. Paul siamo finiti, te lo dico io. Tu cosa ne pensi, Homer? Concordo. Cosa rimane? Chicago? Sì. Solo che prima dobbiamo far sparire la macchina. A quest'ora avranno il numero di targa e in ogni caso ci sta portando Iella. È una macchina scalognata. Cosa facciamo con Jack? Jack starà bene. E ho capito che l'argomento era chiuso. Ci siamo fermati a bordo strada dopo circa 1,5 km e Johnny ha sparato un colpo nella ruota anteriore della Ford scalognata, mentre Jack si appoggiava al cofano, pallido e debole. Quando ci serviva una macchina, toccava sempre a me fermarne una. Se ci proviamo noi, non si ferma nessuno, ma con te si fermano sempre, aveva detto una volta Johnny. Perché poi, mi chiedo? Gli aveva risposto Harry Pierpont. Bisogna tornare a quando eravamo ancora la banda Pierpont e non la banda Dillinger. Perché è una faccia da bravo ragazzo, aveva detto. Guardatelo,
Non è il ritratto dell'innocenza? Avevamo tutti riso a quella risposta. Adesso dovevo riuscirci di nuovo. E stavolta era davvero importante. Sarebbe meglio dire che era una questione di vita o di morte. Sono passate 3 o 4 macchine e io ho fatto finta di armeggiare con la gomma. Poi è passato il camioncino di una fattoria, ma era troppo lento e traballante. In più, c'erano degli uomini sul retro. Il conducente ha rallentato e ha chiesto: «Serve una mano, amico?» «È tutto a posto. Stimola l'appetito, andate pure.» Si è messo a ridere e ha proseguito. Anche i tipi seduti dietro mi hanno salutato. Quella dopo era un'altra Ford, tutta sola a soletta. Ho iniziato ad agitare le braccia per farli fermare, mettendomi dove avrebbero visto di sicuro la ruota sgonfia. Gli ho anche fatto un bel sorriso. Uno di quelli grandi, che diceva che ero solo un bravo ragazzo con una gomma a terra. Ha funzionato. La Ford si è fermata. Dentro c'erano 3 persone. Un uomo, una donna giovane e un bambino cicciottello. Una famiglia. «Mi sa proprio che hai una gomma a terra, amico», ha detto l'uomo. Indossava un completo e un soprabito. Decorosi, ma non di prima scelta. «Beh, non so se devo preoccuparmi. La gomma è a terra, ma io sono ancora in piedi.» Stavamo ancora ridendo di quella battuta come se non l'avessimo mai sentita prima, quando Johnny e Jack sono usciti dagli alberi con le pistole puntate. «Stai fermo lì! Nessuno si farà del male!» L'uomo ha guardato Jack, ha guardato Johnny, ha guardato di nuovo Jack. Poi i suoi occhi sono tornati su Johnny ed è rimasto a bocca aperta. Avevo visto quella scena 1 miliaio di volte, ma mi divertiva sempre. Lei è Dillinger!» ha esclamato con il fiato mozzo e poi ha alzato le braccia. «Lieto di conoscerla!» ha detto Johnny afferrandogli una mano. «Giù le zampe, ok?» E proprio in quel momento sono passate altre 2 o 3 macchine di campagnoli diretti in città, dritti come pali nelle loro vecchie berline sporche di fango. Noi sembravamo solo un'allegra comitiva che si era fermata a bordo strada per cambiare una gomma. Nel frattempo, Jack era andato al posto di guida della nuova Ford. Aveva spento il motore e aveva preso le chiavi. Quel giorno il cielo era pallido, come se dovesse piovere o nevicare, ma Jack era ancora più pallido. «Come si chiama, signora?» ha chiesto Jack alla donna, che indossava un lungo cappotto grigio e un bel cappellino alla marinara. «Dilly Francis», ha risposto lei. Aveva 2 occhi grandi e scuri come susine. «E quello è Roy, mio marito. Avete intenzione di ucciderci?» Johnny l'ha guardata con aria severa e ha puntualizzato: «Noi siamo la banda Dillinger, signora Francis, e non abbiamo mai ucciso nessuno.» Johnny ci teneva a chiarire questo punto. Harry Pierpont di solito lo prendeva in giro, gli diceva che era tutto fiato sprecato, ma secondo me Johnny faceva bene. È uno dei motivi per cui la gente continuerà a ricordarlo quando di quel finocchio con il cappello di paglia non resterà alcuna traccia. «Proprio così», ha confermato Jack. «Noi rapiniamo soltanto le banche e meno della metà di quelle che dicono.» «E chi è questo simpatico ometto?» ha chiesto facendo il solletico sotto il mento del pupo. Era proprio cicciottello, assomigliava a quell'attore W.C. Fields. «Questo è Blister.» «Sembra un bambino bello vivace, vero?» Jack sorrideva. Aveva i denti sporchi di sangue. «Quanti anni ha? 3? O giù di lì?» «Ne ha appena 2 e mezzo», ha precisato orgogliosa la signora Francis. «Ma va!» «Sì, ma è già grande per la sua età. Scusi, ma si sente bene? È pallidissimo e ha del sangue sui...» A quel punto è intervenuto Johnny. «Jack, puoi portarla in mezzo agli alberi?» ha detto, indicando la vecchia Ford del falegname.
Certo! Anche se la gomma è a terra? Ci puoi scommettere. È solo che... sto morendo di sete, signora... signora Francis, non è che ha qualcosa da bere? Lei si è girata e piegata in avanti. Cosa non facile con quel Marcantonio in braccio, e ha preso un termos dal sedile posteriore. Un altro paio di macchine sono passate scoppiettando. I passeggeri ci hanno salutati e noi abbiamo risposto al saluto. Stavo ancora sorridendo a 32 denti e cercavo di sembrare più innocente di un agnellino. Ero preoccupato per Jack e mi chiedevo come faceva a reggersi in piedi. Figuriamoci a sollevare il termos e a tracannare quello che conteneva. Lei gli ha detto che era tè freddo, ma lui sembrava non aver sentito. Quando le ha ridato il termos, aveva le guance irrigate di lacrime. L'ha ringraziata e lei gli ha chiesto di nuovo se andava tutto bene. Adesso sì! Jack è salito sulla Ford scalognata e l'ha portata in mezzo ai cespugli, con la macchina che andava su e giù per via della gomma che Johnny aveva bucato. «Ma perché diavolo ne hai bucato una di dietro, pezzo di imbecille?» Jack sembrava in collera e senza fiato. Poi ha portato la macchina fino in mezzo agli alberi, lontana da occhi indiscreti, ed è tornato camminando ad agio e guardando dove metteva i piedi, come un vecchio che cammina sul ghiaccio. «Bene!» ha annunciato Johnny. Aveva trovato una zampa di coniglio sul portachiavi del signor Francis. E dal modo in cui ci giocherellava, ho capito che il signor Francis non avrebbe più rivisto la sua Ford. Adesso che abbiamo fatto amicizia, ci facciamo un bel giretto. Guidava Johnny. Jack era seduto sul sedile del passeggero. Io ero schiacciato sul sedile posteriore con i Francis e cercavo di strappare un sorriso al porcellino. Appena arriviamo al prossimo paese, ha detto Johnny alla famiglia Francis seduta di dietro, vi lasciamo giù con un po' di soldi per pagarvi i biglietti dell'autobus e arrivare a destinazione. La macchina la teniamo noi. Non le faremo neanche un graffio e se nessuno ce la riduce a un colabrodo, ve la restituiremo come nuova. Uno di noi vi chiamerà per dirvi dov'è. Non abbiamo ancora il telefono, ha ribattuto Dili. Che lagna. Sembrava una di quelle donne che bisogna prendere a sberle per mettergli il pepe addosso. Siamo in lista, ma quelli dei telefoni sono lenti come le lumache. Bene, ha detto Johnny di buon umore e per nulla perplesso. Allora chiameremo gli sbirri e loro si metteranno in contatto con voi. Ma se spifferate qualcosa, la vostra macchina farà una brutta fine. Il signor Francis annuiva come se credesse a ogni singola parola. Probabilmente era così. Dopotutto, eravamo la banda Dillinger. Johnny è entrato in una Texaco, ha fatto il pieno e ha comprato una bibita per ciascuno. Jack ha bevuto una bottiglia di succo d'uva come uno che sta morendo di sete in mezzo al deserto, ma la donna non voleva dare a Mr. Porcellino la sua. Nemmeno un sorso. Il bambino allungava le mani e strillava. Non può bere bibite gasate. Non può bere bibite gasate a stomaco vuoto. Ma che c'è che non va? Jack aveva appoggiato la testa al finestrino del passeggero e teneva gli occhi chiusi. Pensavo che fosse svenuto di nuovo. Quando ha imprecato. Se non chiudi il becco a quella piccola peste, lo faccio io! Credo che si sia dimenticato di chi è questa macchina. Dagli da bere, puttana! Stava ancora sorridendo Johnny, ma era quell'altro sorriso. Lei lo ha guardato ed è sbiancata. Ed ecco come Mister Porcellino ha avuto la sua bibita, anche a stomaco vuoto. 30 chilometri oltre li abbiamo lasciati in un paesino e abbiamo proseguito per Chicago. Uno che sposa una donna come quella si merita tutte le disgrazie di questo mondo. E gliene capiteranno e come. Chiamerà la polizia, ha detto Jack sempre a occhi chiusi. Ma va, non vorrà sprecare i soldi per fare la telefonata. E aveva ragione.
Abbiamo incrociato solo due volanti prima di arrivare a Chicago. Entrambe andavano nella direzione opposta e nessuna delle due ha accennato a rallentare per darci una controllata. Era la buona stella di Johnny. Per quanto riguarda Jack, bastava guardarlo per capire che la sua scorta di fortuna si stava esaurendo e in fretta. Quando siamo arrivati nel loop, delirava e parlava con sua madre. Homer! Ha esclamato Johnny spalancando gli occhi nel modo che mi divertiva sempre, come una ragazza intenta a flirtare. Cosa? Ho risposto io guardandolo nella stessa maniera. Non abbiamo un posto dove andare, qui è peggio che a St. Paul. Andiamo al Murphy, ha detto Jack senza aprire gli occhi. Voglio una birra ghiacciata, ho sete. Il Murphy? Sai una cosa? Non è una cattiva idea. Il Murphy era un pub irlandese nel Southside. Segatura, uno scaldavivande, due baristi, tre buttafuori, ragazze disponibili al bancone e al piano di sopra una camera dove portarle. Altre stanze sul retro, dove a volte ci si incontrava o ci si fermava per un paio di giorni finché le acque non si calmavano. Conoscevamo quattro posti come quello a St. Paul, ma solo un paio a Chicago. Ho parcheggiato la Ford del Francis nel vicolo. Johnny era sul sedile posteriore con il nostro amico delirante. Non eravamo ancora pronti a chiamarlo il nostro amico moribondo e teneva la testa di Jack appoggiata sulla spalla del cappotto. Va a chiamare Brian Mooney. E se non c'è, cosa facciamo? Non lo so proprio. Harry! Ha gridato Jack, forse chiamando Harry Pierpont. Quella troia che mi hai fatto portare di sopra mi ha attaccato lo scolo. Vai, mi ha detto Johnny, accarezzando i capelli di Jack come farebbe una madre. Beh, Brian Mooney c'era. Di nuovo la buona stella di Johnny. E ci ha dato la camera per la notte, anche se costava $200, che era una bella somma, considerando che la stanza dava su un vicolo e che il gabinetto era in fondo al corridoio. Ragazzi, siete merce che scotta, ha detto Brian. Mikey McClure vi avrebbe sbattuti fuori. Sui giornali e alla radio non si parla d'altro che di Little Bohemia. Jack si è seduto su una branda in un angolo della stanza e si è preso una sigaretta e una birra alla spina ghiacciata. La birra lo ha rimesso in sesto, era tornato quasi quello di sempre. Lester è riuscito a scappare? Ha chiesto a Mooney. In quel momento mi sono girato verso di lui e ho visto una cosa orribile. Dopo aver fatto un tiro dalla sua Lucky e aver aspirato dal buco nel cappotto, è uscito un piccolo sbuffo, come un segnale di fumo. Vuoi dire Babyface? Ha chiesto Mooney. Non ti conviene chiamarlo così dove può sentirti, ha detto Johnny sorridendo. Ora che Jack era di nuovo tra noi era più allegro, ma non aveva visto quello sbuffo di fumo uscirgli dalla schiena. Avrei tanto voluto non vederlo neanche io. Ha fatto fuori qualche sbirro ed è scappato. Almeno un morto, forse due, ha spiegato Mooney. A ogni modo, questo complica le cose. Potete passare la notte qui, ma dovete sparire entro domani pomeriggio. È uscito. Johnny ha aspettato qualche secondo e poi ha fatto la linguaccia alla porta, come un bambino. Io sono scoppiato a ridere. Johnny riusciva sempre a farmi ridere. Anche Jack ha provato a ridere, ma poi ha rinunciato. Faceva troppo male. È ora di togliere il cappotto per vedere se la ferita è grave, amico. Ci abbiamo messo 5 minuti per spogliarlo e quando è rimasto in canottiera eravamo tutti sudati fradici. Per 4 o 5 volte gli avevo dovuto coprire la bocca con le mani per smorzare le grida. Avevo i polsini imbrattati di sangue. Sulla fodera del cappotto c'era solo una rosa, ma la camicia bianca era per metà rossa e la canottiera era completamente imbevuta di sangue. Sulla sinistra, appena sotto la scapola, c'era una protuberanza con un buco nel mezzo, come un vulcano in miniatura. «Basta!» ha implorato Jack tra le lacrime. «Vi prego, basta!» «Va tutto bene!»
ha assicurato Johnny, passandogli di nuovo le dita fra i capelli. Abbiamo finito. Adesso ti puoi sdraiare. Dormi. Hai bisogno di riposo. Non ci riesco. Mi fa malissimo. Oddio, non avete idea di quanto fa male. E poi voglio un'altra birra. Ho sete. E questa volta non metteteci così tanto sale. Dov'è Harry? Dov'è Charlie? Harry Pierpont e Charlie Mackley, ho pensato. Charlie era il dritto che aveva insegnato i trucchi del mestiere ad Harry e Jack quando erano solo due mocciosi. Eccolo che ricomincia. Dobbiamo chiamare un dottore. E tu, Homer, devi trovarne uno. Gesù, Johnny, io non conosco questa città. Non importa. Se esco io, lo sai cosa succede. Ti scrivo un po' di nomi e indirizzi. Alla fine il tutto si riduceva a un solo nome e indirizzo e quando sono arrivato ho scoperto che era stata tutta fatica sprecata. Il dottore, un ciarlatano che era solo capace di procurare aborti e cancellare le impronte digitali con l'acido, aveva esagerato con il laudano ed era morto 2 mesi prima. Siamo rimasti in quella stanza fetida dietro al Murphy per 5 giorni. Mikey McClure si è fatto vivo e ha cercato di buttarci fuori, ma Johnny gli ha parlato come sapeva fare lui. Quando ci si metteva era quasi impossibile dirgli di no. E poi pagavamo. La quinta notte l'affitto era salito a $400 e non potevamo nemmeno far vedere le nostre facce al bar per paura che qualcuno ci riconoscesse. Nessuno ci ha visti. E per quanto ne so, gli sbirri non hanno mai scoperto dove abbiamo passato quei 5 giorni alla fine di aprile. Mi chiedo quanto ci ha guadagnato Mikey McClure. Più di 1000 verdoni. Abbiamo messo a segno dei colpi che ci hanno fruttato molto meno. Ho finito per girare 5 o 6 segaossa e barbieri esperti nel cambiare i connotati. Non ne ho trovato nemmeno uno disposto a dare un'occhiata a Jack. Troppo rischioso, dicevano. È stato il momento peggiore della mia vita e perfino adesso non riesco a pensarci. Diciamo soltanto che io e Johnny abbiamo capito cosa deve aver provato Gesù quando Pietro Pilato l'ha rinnegato per 3 volte nel giardino dei Getsemani. Per un po' Jack ha alternato al delirio dei momenti di lucidità e poi ha preso a delirare e basta. Parlava della madre, di Harry Pierpont e di Bobby Clark, un famoso culattone di Michigan City che avevamo conosciuto tutti. «Bobby ha cercato di baciarmi!» ha continuato a ripetere Jack una notte, fino a farmi quasi impazzire. Invece a Johnny non dava fastidio. Si metteva a sedere vicino a Jack, sulla branda, e gli accarezzava i capelli. Aveva ritagliato un quadrato di stoffa nella canottiera, intorno al foro del proiettile, e continuava a disinfettare con il mercurio cromo. Ma la pelle era già diventata grigio-verde, e la ferita puzzava. Bastava una sola zafata per farti lacrimare gli occhi. «È cancrena!» ha sentenziato Mikey McClure, che era venuto a riscuotere l'affitto. «È spacciato!» «Non è spacciato!» Mikey si è piegato in avanti con le mani grassocce appoggiate le ginocchia altrettanto grasse. Ha annusato l'alito di Jack come fanno gli sbirri con gli ubriaconi e poi si è tirato indietro. Fareste meglio a trovargli un dottore, in fretta. Sentire l'odore di una ferita è già grave, ma quando lo senti in bocca... Mikey ha scosso la testa e se n'è andato. Che vada a farsi fottere, ha detto Johnny rivolgendosi a Jack mentre continuava ad accarezzargli i capelli. Cosa ne sa lui? Solo che Jack non ha risposto. Stava dormendo. Qualche ora dopo, quando anche io e Johnny ci siamo addormentati, Jack si è messo sul bordo del letto a farneticare di Henry Cloudy, il direttore del carcere di Michigan City. Lo chiamavamo Cloudy il Padre Eterno, perché comandava sempre tutti a bacchetta. Io faccio questo e tu fai quello. Jack strillava che se Cloudy non ci faceva uscire lo avrebbe ammazzato. Qualcuno ha picchiato contro il muro urlando di farlo stare zitto. Johnny si è seduto vicino a Jack e gli ha parlato, calmandolo di nuovo. «Homer,
Sì, Jack. Fai il gioco delle mosche. Ero sorpreso che se lo ricordasse. Beh, mi piacerebbe, ma qui dentro non ce ne sono. Da queste parti non è ancora la stagione delle mosche. Con voce bassa e roca, Jack ha cantato. Se su di voi le mosche riposano, su di me posarsi non osano. Dico bene, Chamma? Non avevo idea di chi fosse Chamma, ma ho annuito e gli ho dato una pacca sulla spalla. Era bollente e sudaticia. Proprio così, Jack. Aveva gli occhi cerchiati di viola e le labbra incrostate di saliva. Stava già perdendo peso. E sentivo che puzzava. Puzza di piscia, che non era poi così tremenda, e puzza di cancrena, che invece lo era. Johnny, al contrario, sembrava non sentire nessun cattivo odore. John, cammina sulle mani per me, come facevi sempre. Tra un minuto, ha risposto Johnny, ha versato a Jack un bicchiere d'acqua. Prima bevi questo, bagnati le labbra. Poi vediamo se riesco ancora ad attraversare la stanza testa in giù. Ti ricordi quando correvo sulle mani alla camiceria? Dopo che ho corso fino al cancello mi hanno messo nel buco. Mi ricordo. Quella sera Johnny non ha camminato sulle mani. Quando ha portato il bicchiere d'acqua alle labbra di Jack, quel poveraccio si era già riaddormentato con la testa appoggiata alla sua spalla. Morirà, ho detto io. No, ha replicato Johnny. Il mattino dopo ho domandato a Johnny cosa avremmo fatto, cosa potevamo fare. Mi sono fatto dare un altro nome da McClure, Joe Moran. McClure dice che ha fatto da intermediario nel sequestro Bremer. Se riesce a rimettere in piedi Jack, per quanto mi riguarda vale $1,000. Io ne ho 600, ho rivelato. E li avrei anche dati via, ma non per Jack Hamilton. A Jack ormai non serviva più un dottore, ma un prete. Lo facevo per Johnny Dillinger. Grazie, Homer. Torno fra un'ora. Nel frattempo, tienilo d'occhio. Ma Johnny aveva l'aria abbattuta. Sapeva che se Moran non ci aiutava avremmo dovuto lasciare la città, riportare Jack a St. Paul e provare lì. E sapevamo cosa significava viaggiare su una Ford rubata. Era la primavera del 1934 e tutti e tre, io, Jack, ma soprattutto Johnny, eravamo sulla lista dei nemici pubblici di J. Edgar Hoover. Allora, buona fortuna. Ci vediamo più tardi. È uscito. Io cincischiavo. Ne avevo fin sopra i capelli di quella stanza. Era come essere di nuovo a Michigan City. Però era ancora più brutto. Perché una volta che ti mettevano in galera, il peggio era passato. Qui, nascosti sul retro del Murphy, il peggio poteva ancora venire. Jack ha mormorato qualcosa, poi si è riaddormentato. Ai piedi del letto c'era una sedia con un cuscino. Ho preso il cuscino e mi sono seduto accanto a Jack. Non pensavo che ci sarebbe voluto molto. E al ritorno di Johnny mi bastava dirgli che il povero vecchio Jack aveva esalato l'ultimo respiro e aveva tirato le cuoia. Il cuscino sarebbe tornato al suo posto, sulla sedia, e io avrei fatto un favore a Johnny. Davvero. E anche a Jack. «Ti vedo, Chamma!» ha detto Jack d'un tratto. «Vi confesso che mi sono preso un accidente. Jack!» ho esclamato appoggiando i gomiti sul cuscino. «Come va?» Ha chiuso gli occhi. «Fai il gioco delle mosche!» ha pregato. E poi si è riaddormentato. Ma si era svegliato proprio al momento giusto. Se non si svegliava, Johnny avrebbe trovato un uomo morto in quel letto. Quando finalmente Johnny è tornato, ha praticamente buttato giù la porta. Io avevo la pistola puntata, l'ha vista e si è messo a ridere. Metti via quel giocattolo, amico, e dimentica i tuoi problemi. Che succede? Succede che ce ne andiamo, ecco che cosa. Sembrava ringiovanito di 5 anni.
Era ora, non credi? E come? È andato tutto bene mentre ero via? Sì, ho risposto. Sul cuscino appoggiato alla sedia c'era ricamata la scritta «Ci vediamo a Chicago». Nessun cambiamento? Nessun cambiamento. Dove si va? Ad Aurora. È un paesino su al nord. Andiamo a stare con Volney Davis e la sua ragazza. Si è chinato sulla branda. I capelli rossi di Jack, già di per sé sottili, avevano iniziato a cadere. Riempivano il cuscino e si riusciva a vedere la pelle della testa, bianca come la neve. Hai sentito, Jack? Per ora ci danno la caccia, ma presto si calmeranno le acque. Mi senti? Cammina sulle mani come faceva sempre Johnny Dillinger, ha sussurrato Jack senza aprire gli occhi. Johnny ha continuato a sorridere. Mi ha fatto l'occhiolino. Ha capito. È solo che sta dormendo, vero? Certo. Sulla strada per Aurora, Jack è rimasto appoggiato al finestrino, con la testa che sbatteva contro il vetro a ogni buca. Faceva lunghe conversazioni sussurrate con persone invisibili. Una volta fuori città, Johnny e io abbiamo dovuto abbassare i finestrini. La puzza era tremenda. Il corpo di Jack stava marcendo dall'interno, ma lui non moriva. Qualcuno sostiene che la vita è fragile e fugace, ma io non ci credo. Magari fosse così. Quel dottor Moran era un piscia sotto. Eravamo in mezzo ai boschi e ci eravamo lasciati la città alle spalle. Ho deciso che non potevo permettere a un piscia sotto come lui di mettere le mani sul mio amico. Ma non potevo andarmene a mani vuote. Johnny girava sempre con una calibro 38 infilata alla cintura. L'ha tirata fuori e me l'ha fatta vedere, proprio come se doveva averla mostrata al dottor Moran. Gli ho detto, se non posso portarmi via nient'altro, dottore, mi sa che dovrò portarti all'altro mondo. Ha capito che facevo sul serio e ha chiamato quel tizio, Volney Davis. Ho annuito come se quel nome mi dicesse qualcosa. Ho scoperto poi che Volney era un altro membro della banda di Ma Barker. Era un tipo a posto, anche Doc Barker. E anche la ragazza di Volney, quella che chiamavano Rabbits, coniglietta. La chiamavano così perché un paio di volte era scappata di prigione scavandosi una buca. Era la migliore del gruppo, una fuoriclasse. Rabbits almeno ha cercato di aiutare il povero vecchio Jack a tirarsi fuori dai guai. Nessuno degli altri ha voluto rischiare, non i ciarlatani, né i segaossa, né i barbieri, e di sicuro nemmeno il dottor Joseph, piscia sotto, Moran. I Barker erano in fuga dopo un sequestro mal riuscito. La mamma di Doc era già scappata, era andata fino in Florida. Il nascondiglio d'Aurora non era un granché. 4 stanze, niente elettricità, una latrina nel cortile sul retro, ma era meglio del Murphy. E come ho già detto, perlomeno la ragazza di Volney ha cercato di fare qualcosa. È successo la seconda notte che abbiamo trascorso lì. Ha messo delle lampade al cherosene intorno al letto, poi ha sterilizzato un coltellino in una pentola di acqua bollente. Ragazzi, se vi viene da vomitare, vi trattenete finché non ho finito. Andrà tutto bene, vero Homer? Ho annuito, ma avevo la nausea ancor prima che cominciasse. Jack era sdraiato a pancia in giù, con la testa girata di lato e bisbigliava. Sembrava non smettere mai. In qualunque stanza si trovasse era piena di gente che riusciva a vedere solo lui. Lo spero, perché una volta che comincio non si torna indietro. Ha alzato la testa e ha visto Doc sulla soglia. Anche Volney Davis. Va pure, testa pelata, ha detto a Doc. E portati via anche il grande capo indiano. Volney Davis non era più pelle rossa di me, ma loro lo prendevano in giro perché era nato fra i Cherokee. Un giudice lo aveva condannato a 3 anni di galera per aver rubato un paio di scarpe, ed era così che era iniziata la sua carriera di criminale. Volney e Doc sono usciti. Quando se ne sono andati, Rabbits ha fatto girare Jack e gli ha inciso una X nella pelle, premendo la lama in un modo che quasi non riuscivo a guardare. Io tenevo Jack per i piedi.
Johnny era seduto di fianco alla sua testa e cercava di calmarlo, ma senza riuscirci. Quando Jack ha iniziato a urlare, Johnny gli ha messo uno strofinaccio sulla faccia e ha fatto cenno a Rabbids di continuare, e per tutto il tempo è andato avanti ad accarezzargli i capelli e a dirgli di non preoccuparsi, che sarebbe andato tutto bene. Che donna, Rabbids! Lo chiamano il sesso debole, ma non c'era niente di debole in lei. Non le tremavano nemmeno le mani. Quando ha inciso la pelle, dalla ferita è uscito un fiume di sangue, in parte nero e coagulato. Ha inciso più in profondità ed è uscito il pus. Un po' era bianco, ma c'erano anche dei grossi grumi verdi che sembravano muco. Era uno schifo. Ma quando è arrivata al polmone, la puzza era mille volte peggio. Era peggio che in Francia durante gli attacchi con il gas. Jack rantolava, emettendo lunghi respiri sibilanti. L'aria gli usciva dalla gola e anche dal buco sulla schiena. «Faresti meglio a sbrigarti! Ha un buco nella camera d'aria!» «Ma non mi dire! La pallottola è nel polmone! Tienilo fermo, bello!» In realtà Jack non si agitava molto. Era troppo debole. Il suono dell'aria che sibilava entrando e uscendo dal suo corpo diventava sempre più flebile. Faceva un caldo infernale con quelle lampade sistemate intorno al letto e il petrolio bollente puzzava quasi quanto la cancrena. Avremmo dovuto ricordarci di aprire una finestra prima di cominciare, ma a quel punto era troppo tardi. Rabbids aveva un paio di pinze, ma non riusciva a farle entrare nel buco. «Maledizione!» ha esclamato gettandole via, e poi ha infilato le dita nella ferita sanguinante e ha cercato finché non ha trovato il proiettile. Lo ha tirato fuori e lo ha buttato per terra. Johnny si stava chinando per raccoglierlo e lei ha detto: «Puoi recuperare il tuo souvenir più tardi, bello. Adesso tienilo fermo!» Si è messa a riempire con un rotolo di garza il pasticcio che aveva combinato. Johnny ha sollevato lo strofinaccio e ha dato una sbirciata. Appena in tempo. Era red, ma adesso è blu. Fuori, una macchina è entrata nel vialetto. Per quanto ne sapevamo, potevano anche essere gli sbirri, ma non potevamo farci niente in quel momento. Tienila chiusa con le dita, mi ha ordinato indicando la ferita piena di garza. Non sono molto brava a cucire, ma mi sa che ci vogliono una mezza dozzina di punti. Io non volevo sfiorare neanche per sbaglio quel buco, ma non potevo dirle di no. Ho premuto le dita sui bordi e quando l'ho fatto è uscito ancora del pus acquoso. Mi si è aperto lo stomaco e ho avuto dei conati. Non potevo farci niente. Forza! Se sei abbastanza coraggioso da premere il grilletto, te la caverai anche con un buco. Poi lo ha ricucito con ampi cerchi del braccio, spingendo l'ago con forza. Dopo i primi due punti, non sono più riuscito a guardare. «Grazie», le ha detto Johnny quando ha finito. «Devi sapere che troverò il modo di sdebitarmi per quello che hai fatto». «Non illuderti, non ha molte chance». «Se la caverà». Poi Doc e Volney si sono precipitati dentro. Alle loro spalle c'era un altro membro della banda. Buster Dugs o Drugs, non mi ricordo. A ogni modo, aveva parlato con qualcuno per telefono nell'officina giù in città e ha detto che a Chicago gli sbirri si erano dati parecchio da fare e avevano arrestato chiunque fosse sospettato di essere coinvolto nel sequestro Bremer, l'ultimo colpo grosso della banda Barker. Avevano preso John J. Boss McLaughlin, un pezzo grosso sulla scena politica di Chicago, e oltre a lui il dottor Joseph Moran, conosciuto anche come il piscia sotto. «Moran ci frega tutti, sicuro come quando pesti la merda con le scarpe nuove», ha affermato Volney. «Magari non è neanche vero». Jack era svenuto, sul cuscino. I capelli rossi sembravano fili di rame. «Magari sono solo chiacchiere». «Ah, sì?» ha detto Buster. «L'ho saputo da Timmy O'Shea!» «E chi sarebbe questo Timmy O'Shea? Il padre eterno?» «È il nipote di Moran», ha risposto Doc. E non c'era altro da aggiungere.
Lo so a cosa stai pensando, bello, ha detto Rabbids rivolgendosi a Johnny. E puoi anche levartelo dalla testa. Se lo metti in macchina e lo sballotti sulle stradine di campagna tra qui e St. Paul, quello ci rimane secco entro domani mattina. Potreste lasciarlo qui, ha suggerito Volney. Quando arrivano gli sbirri dovranno prendersi cura di lui. Johnny stava seduto lì, con il sudore che gli colava dalla fronte. Aveva l'aria stanca, ma sorrideva. Johnny riusciva sempre a tirare fuori un sorriso. Certo, si prenderebbero cura di lui, ma non lo porterebbero a nessun ospedale. Molto probabilmente gli metterebbero un cuscino sulla faccia e ci si siederebbero sopra. Il che mi ha fatto venire un colpo, come potete immaginare. Beh, fareste meglio a decidervi. Perché faranno circondare questa topaia prima dell'alba. Io levo le tende, ha replicato Buster. Andate via tutti. Anche tu, Homer. Io rimango qui con Jack. Beh, che diamine, ha risposto Doc. Resto anch'io. Perché no? Ha detto Volney Davis. Buster Duggs o Drugs li guardava come se fossero tutti matti. Ma sapete una cosa? Non ero affatto sorpreso. Era quello l'effetto che faceva Johnny alle persone. Rimango anch'io. Beh, io me ne vado. Bene, ha detto Doc. Porta con te Rabbids. Col cavolo, ha esclamato Rabbids con voce stridula. Ho voglia di cucinare. Ti sei rimbambita? Le ha chiesto Doc. È l'una del mattino e hai il sangue fin sui gomiti. Non mi interessa che ore sono e il sangue si lava via. Ragazzi, vi preparo la colazione più abbondante che avete mai mangiato. Uova, bacon, biscotti e pasticcio di patate in salsa piccante. Ti adoro, sposami, ha detto Johnny e abbiamo riso tutti. Oh, al diavolo, se c'è da mangiare mi fermo, ha esclamato Buster. E così siamo rimasti chiusi in quella cascina ad Aurora, pronti a morire per un uomo che aveva già un piede nella fossa, che a Johnny piacesse o meno. Abbiamo barricato la porta d'ingresso con un divano e delle sedie e la porta sul retro con la stufa a gas, che tanto non funzionava. Andava solo la stufa a legna. Johnny e io abbiamo preso i mitra dalla Ford e Doc ne ha recuperati altre dalla soffitta. Anche una cassa di granate, un mortaio e una cassa di proiettili da mortaio. Scommetto che nemmeno l'esercito aveva un tale arsenale in quella zona. Beh, non mi importa quanti ne prendiamo, basta che c'è anche quel figlio di puttana di Melvin Purvis, ha detto Doc. Quando finalmente Rabbids ha portato il cibo in tavola, era quasi l'ora in cui mangiano i contadini. Abbiamo fatto colazione a turno. Due di noi sorvegliavano sempre il lungo viale d'accesso. Buster ha dato l'allarme una volta e siamo tutti corsi ai nostri posti, ma era solo un furgone del latte sulla strada principale. Gli sbirri non si sono fatti vedere. Forse le informazioni erano sbagliate. Per me, ancora una volta, era merito della fortuna di John Dillinger. Nel frattempo, Jack continuava a peggiorare. A metà pomeriggio del giorno dopo, perfino Johnny ha capito che non poteva resistere ancora a lungo, anche se non l'avrebbe mai ammesso apertamente. Era per la donna che mi dispiaceva. Rabbids aveva visto uscire dell'altro pus dalla ferita che aveva ricucito con grossi punti di filo nero ed è scoppiata a piangere. È andata avanti per un bel po'. Era come se conoscesse Jack Hamilton da sempre. Non te la prendere, l'ha consolata Johnny. Sta su, bellezza. Hai fatto del tuo meglio e poi può ancora farcela. È perché ho tirato fuori il proiettile con le dita. Non avrei dovuto, lo sapevo. No, ho replicato io. Non è stato quello. È la cancrena. Si era già sviluppata. Tutte stronzate. Magari un'infezione, ma non cancrena. Non c'è nessuna cancrena. Se ne sentiva l'odore nel pus. Non c'era altro da aggiungere. Johnny mi stava ancora guardando. Ti ricordi come ti chiamava Harry quando eravamo a Pendleton? Ho fatto cenno di sì,
Harry, Pierpont e Johnny sono sempre stati grandi amici, ma ad Harry io non sono mai piaciuto. Se non era per Johnny, non mi avrebbe mai preso nella banda, che all'inizio si chiamava la banda Pierpont, non dimenticatelo. Harry pensava che ero uno sciocco. Questa era un'altra delle cose che Johnny non avrebbe mai ammesso o di cui non avrebbe mai parlato. Johnny voleva che fossimo tutti amici. «Adesso esci e ne catturi un po' di quelli grossi», ha detto Johnny. «Proprio come facevi quando stavi sullo zerbino a Pendleton, dei gran bei mosconi!» Quando me l'ha chiesto, ho capito che finalmente si era reso conto che Jack era spacciato. Al riformatorio di Pendleton, quando eravamo solo dei ragazzini e io mi addormentavo piangendo con la testa sotto il cuscino per non farmi sentire dalle guardie, Harry Pierpont mi chiamava la chiappa mosche. Beh, Harry è finito sulla sedia elettrica in un carcere dell'Ohio, quindi forse non ero l'unico sciocco. Rabbids era in cucina a tagliare le verdure per la cena. Qualcosa bolliva sul fuoco. Le ho chiesto se aveva del filo. Lei mi ha risposto che sapevo perfettamente che ce l'aveva, visto che ero rimasto proprio di fianco a lei quando aveva ricucito il mio amico. «Ci puoi scommettere», ho detto io, «ma quello era filo nero e a me serviva bianco. 5 o 6 pezzi, lunghi circa così, e ho tenuto gli indici a una ventina di centimetri di distanza». Voleva sapere cosa intendevo farci. Le ho risposto che se era così curiosa poteva guardare dalla finestra sopra il lavello. «Là fuori c'è solo la latrina. Non ci tengo proprio a guardarla mentre fa i suoi bisogni, signor Van Meter». La sua borsa era appesa alla porta della dispensa e lei ci ha rovistato dentro, ha tirato fuori un rocchetto di filo bianco e me ne ha tagliati 6 pezzi. L'ho ringraziata cortesemente e poi le ho chiesto se aveva un cerotto. Ne ha tolto qualcuno dal cassetto vicino al lavello perché, diceva, si tagliava sempre le dita. Ne ho preso uno e sono uscito. Ero finito a Pendleton per aver rubato dei portafogli sui treni della New York Central proprio assieme a Charlie Macley. Com'è piccolo il mondo! Comunque, di passatempi per tenere occupate le teste calde, il riformatorio di Pendleton e l'Indiana ne offriva una vasta scelta. C'era una lavanderia, una bottega di falegnameria e una fabbrica dove i ragazzi confezionavano camicie e pantaloni, soprattutto per i secondini dei penitenziari dell'Indiana. Alcuni la chiamavano fabbrica di calzoni, altri fabbrica di cazzoni. Ecco cosa sono diventato, e ho conosciuto sia Johnny sia Harry Pierpont. Johnny e Harry non avevano mai problemi ad arrivare a fine giornata, mentre finiva sempre che a me mancavano 10 camicie o 5 paia di pantaloni e mi obbligavano a stare sullo zerbino. Le guardie erano convinte che era perché facevo sempre il pagliaccio. Anche Harry la pensava così. In realtà ero lento e goffo e questo Johnny sembrava averlo capito. Era per questo che facevo il buffone. Se non riuscivi ad arrivare a fine giornata, dovevi passare il giorno seguente in guardina dove c'era uno zerbino quadrato, largo mezzo metro. Dovevi spogliarti completamente tenendo solo le calze e poi passare la giornata lì sopra. Se scendevi dallo zerbino una volta, ti prendevano randellate sul culo. Se scendevi 2 volte, mentre una guardia ti teneva fermo, l'altra ti pestava. Se scendevi una terza volta passavi una settimana in isolamento. Potevi bere tutta l'acqua che volevi, ma era una trappola perché ti facevano andare al gabinetto una volta sola in tutto il giorno. Se ti beccavano con la piscia che ti gocciolava sulle gambe, prima ti pestavano e poi ti spedivano nel buco. Era una noia. Una noia a Pendleton, una noia a Michigan City, la prigione di Cloud, il padre eterno per i più grandicelli. Alcuni si raccontavano delle storie, altri cantavano. Altri ancora facevano la lista di tutte le donne che si sarebbero scopati una volta usciti. Io ho imparato a prendere le mosche al lazo. La latrina è il posto ideale per prendere le mosche al lazo. Mi sono appostato fuori dalla porta e poi ho iniziato ad annodare i pezzi di filo che mi aveva dato Rabbids, formando dei cappi. Dopodiché non c'era molto altro da fare, tranne cercare di restare immobile.
Quelli erano i trucchi che avevo imparato sullo zerbino. E sono cose che non si dimenticano. Non ci è voluto molto. Le mosche si fanno vive all'inizio di maggio, ma sono lente. E se qualcuno pensa che è impossibile prendere un tafano al lazzo, beh, posso solo dirgli: se ami le sfide, prova con le zanzare. Ho fatto 3 lanci e ho catturato la prima mosca. Non ci avevo messo niente. C'erano delle volte in cui passavo metà mattina sullo zerbino prima di riuscire a prenderne una. Appena l'ho catturata, Rabbids ha gridato: ma che diavolo stai facendo? È una magia! Da lontano sembrava proprio una magia. Dovete immaginare cosa vedeva lei a 20 metri di distanza. Un uomo vicino alla latrina lancia un pezzetto di filo verso il nulla a prima vista, ma invece di cadere a terra, il filo rimane appeso a mezz'aria. Era attaccato a un tafano bello grosso. Johnny lo avrebbe individuato, ma Rabbids non aveva la vista di Johnny. Ho preso l'estremità del filo e l'ho fissato alla maniglia della latrina con il cerotto. Poi ho cercato di prendere un'altra mosca e un'altra ancora. Rabbids è uscita per dare un'occhiata più da vicino e io le ho detto che poteva restare solo se faceva silenzio. Lei ci ha provato, ma non era capace di starsene zitta. Così alla fine ho dovuto dirle che stava spaventando le prede e l'ho rispedita dentro. Sono rimasto vicino alla latrina per 1 ora e mezzo, abbastanza a lungo da non sentire più la puzza. Poi ha iniziato a fare fresco e le mie mosche si stavano stancando. Ne avevo preso 5. Per gli standard di Pendleton era un bel numero, anche se non erano poi così tante, considerato che stavo accanto a un merdaio. Comunque dovevo rientrare prima che facesse troppo freddo e non riuscissero più a volare. Quando sono entrato adagio in cucina, ho trovato Doc, Vaughn e i Rabbids che ridevano e battevano le mani. La camera di Jack era dalla parte opposta della casa ed era buia e sempre in ombra. Ecco perché avevo chiesto del filo bianco e non nero. Sembrava che tenesse in mano una manciata di spaghi legati a palloncini invisibili, tranne che gli si sentiva il ronzio delle mosche, frenetiche e confuse, come ogni cosa che viene catturata senza sapere in che modo. «Che io sia maledetto!» ha esclamato Doc Barker. «Dico, sul serio, Homer, maledetto e stramaledetto, dove hai imparato?» «Al riformatorio di Pendleton.» «Chi te l'ha insegnato?» «Nessuno. Un giorno l'ho fatto e basta.» «Come mai i fili non si aggrovigliano?» ha chiesto Volney. Aveva gli occhi grandi come acini d'uva. Mi faceva piacere, vi dirò. «Boh, volano sempre ognuno nel suo spazio e non si incrociano quasi mai, è un mistero.» «Homer! Se ce le hai, è il momento giusto per portarle qui!» Ho attraversato la cucina tirandomi dietro le mosche per le briglie come un bravo cowboy e Rabbids mi ha sfiorato il braccio. «Fa attenzione. Il tuo amico sta per lasciarci e l'altro tuo amico è uscito di testa. Si riprenderà dopo, ma adesso potrebbe fare qualche sciocchezza.» La sapevo più lunga di lei. Quando Johnny desiderava qualcosa con tutto il cuore, lo otteneva quasi sempre, ma quella volta non sarebbe stato così. Jack era appoggiato ai cuscini con la testa di lato. E anche se era bianco come il lenzuolo, era di nuovo in sé. Alla fine aveva ripreso i sensi, come capita ogni tanto. «Homer!» ha esclamato più allegro che mai. Poi ha visto i fili e si è messo a ridere. Era una risata stridula e sibilante, per niente normale, e ha iniziato subito a tossire. Tossiva e rideva insieme. Gli è uscito del sangue dalla bocca ed è schizzato anche sui miei fili. «Proprio come a Michigan City!» ha detto dandosi una manata sulla gamba. Gli è colato altro sangue sul mento ed è gocciolato sulla canottiera. «Proprio come i vecchi Johnny aveva una faccia tremenda. Ho capito che voleva che mi togliessi di mezzo prima che Jack si squarciasse in due. Allo stesso tempo sapeva che non mi importava un fico secco.
E se questo era un modo per far morire Jack contento guardando un pugno di mosche prese al lazzo, allora andava bene così. Jack, ho detto, devi stare tranquillo. No, adesso sto bene. Portali qui, fammele vedere. Ma non è riuscito a dire altro. Ha ripreso a tossire, piegato in avanti e con le ginocchia alzate, e il lenzuolo, tutto macchiato di sangue, era come un canale di scolo tra le gambe. Ho guardato Johnny, che ha annuito. Gli era scattato qualcosa nella testa. Mi ha fatto cenno di avvicinarmi. Ho camminato lentamente con i fili in mano che fluttuavano come linee bianche nel buio. Intanto Jack era troppo preso dal ridere per capire che stava arrivando la fine. «Lasciai andare!» Ha farfugliato con una voce così impastata e roca che riuscivo a malapena a capirlo. «Mi ricordo!» E così ho fatto. Ho lasciato andare i fili. Per un paio di secondi sono rimasti insieme, incollati l'uno all'altro per il sudore che avevo sulla mano. Poi si sono divisi, restando sospesi per aria come tante righe verticali. All'improvviso ho pensato a Jack, in strada, dopo il colpo alla banca di Mason City. Sparava con il mitra per coprire me, Johnny e Lester mentre portavamo gli ostaggi fino alla macchina. I proiettili arrivavano da tutte le direzioni e anche se aveva rimediato una ferita superficiale, sembrava che potesse vivere per sempre. Ora invece era bloccato a letto, con le ginocchia piegate sotto un lenzuolo pieno di sangue. «Caspiterina, guardate!» ha detto mentre i fili bianchi si sollevavano da soli. «E non è finita qui! Guarda!» Johnny ha fatto un passo verso la porta della cucina, si è girato e ha accennato un inchino. Sorrideva, ma era il sorriso più triste che avessi mai visto in tutta la mia vita. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Non potevamo mica dargli l'ultimo pasto, o no? Ti ricordi quando camminavo sulle mani alla camiceria? Sì, e non dimenticare la musichetta. Signore e signori, e ora, al centro della pista, per la gioia di tutti, ammirate John Herbert Dillinger. Ha pronunciato la G dura, come faceva il suo vecchio e come aveva fatto lui prima di diventare così famoso. Poi ha battuto le mani una volta e si è tuffato in avanti, a braccia tese. Buster Crabbe non avrebbe potuto fare di meglio. I calzoni gli sono scivolati fino alle ginocchia, mostrando le calze e gli stinchi. Gli spiccioli gli sono caduti dalla tasca, rotolando sulle assi del pavimento. Ha iniziato ad attraversare la stanza a quel modo, agile come sempre, cantando a squarciagola «Tarara bundie!». Dalla tasca gli sono cadute anche le chiavi della Ford rubata. Jack rideva, con quei rantoli lunghi e aspri, come se avesse l'influenza. E ridevano anche Doc Barker, Rabbits e Volney, accalcati sulla porta. Si sganasciavano dalle risate. Rabbits batteva le mani e gridava «Bravo, bis!». Sopra la mia testa i fili bianchi continuavano a fluttuare, allontanandosi poco per volta. Io stavo ridendo assieme agli altri. Poi ho visto cosa stava per succedere e ho smesso. «Johnny! Johnny, occhio alla pistola! Occhio alla pistola!» Era quella maledetta calibro 38 che teneva infilata la cintura. Stava per cadere. «Eh?» ha detto. E poi l'arma è finita per terra, sopra le chiavi. Ed è partito un colpo. Una calibro 38 non è la pistola più rumorosa che ci sia, ma in quella stanza, sul retro, ha fatto un gran bel botto. E il bagliore era accecante. Doc ha gridato. Rabbits si è messa a strillare. Johnny non ha detto niente. Ha fatto solo un salto ed è caduto faccia a terra. I piedi sono venuti giù con un tonfo e stavano quasi per colpire la base del letto in cui Jack Hamilton stava morendo. Poi è rimasto immobile.
Sono corso da lui, scostando i fili bianchi. All'inizio pensavo che fosse morto, perché quando l'ho girato aveva la bocca e la guancia tutte insanguinate. Poi si è tirato su a sedere. Si è pulito la faccia, ha guardato il sangue e poi ha guardato me. Porca miseria, Homer! Mi sono sparato da solo! Credo proprio di sì. È molto grave? Prima che potessi rispondergli che non lo sapevo, Rabbids mi ha spinto da parte e gli ha pulito il sangue con il grembiule. Lo ha esaminato per un paio di secondi e poi ha detto: non è niente. È solo un graffio. Solo più tardi, quando l'ho medicato con la tintura di iodio, abbiamo visto che in realtà i graffi erano due. Il proiettile gli aveva sfiorato la pelle sopra il labbro, a destra. Aveva proseguito nella sua traiettoria per circa 5 centimetri e poi lo aveva ferito sullo zigomo, proprio vicino all'occhio. Dopodiché si era conficcato nel soffitto, dopo aver colpito una delle mie mosche. So che è difficile da credere, ma è la verità, lo giuro. I resti della mosca, un paio di zampine, erano lì sul pavimento, seppelliti sotto un mucchietto di filo bianco. Johnny, ha detto Doc, credo di doverti dare una brutta notizia, amico. Non aveva bisogno di aggiungere altro. Jack era ancora seduto, ma aveva la testa talmente reclinata che i capelli sfioravano il lenzuolo in mezzo alle ginocchia. Mentre controllavamo la ferita di Johnny, Jack era morto. Doc ci ha suggerito di portare il corpo a una cava di ghiaia a circa 3 km di distanza, appena fuori da Aurora. Sotto il lavello c'era una bottiglia di acido muriatico e Rabbids ce l'ha data. Sapete cosa farci, vero? Certo. Johnny aveva uno dei suoi cerotti sul labbro superiore, nel punto in cui dopo non gli sono più ricresciuti i baffi. Aveva un tono spento e non la guardava negli occhi. Assicurati che lo faccia, Homer, ha detto, indicando con il pollice la stanza in cui Jack era avvolto nel lenzuolo insanguinato. Se lo trovano e lo identificano prima che ve la siate filata, le cose si complicano notevolmente per voi, e forse anche per noi. Ci avete dato ospitalità quando nessun altro l'avrebbe fatto, e non ve ne pentirete. Lei gli ha sorriso. Le donne si prendevano quasi sempre una cotta per Johnny. Pensavo che lei facesse eccezione perché era un tipo molto sbrigativo, ma mi sono accorto che mi sbagliavo. Si era tenuta sulle sue perché sapeva di non essere una gran bellezza. E poi, quando un gruppo di uomini armati stanno rinchiusi nella stessa casa, una donna con un minimo di buon senso cercherebbe di non creare rivalità. Quando tornerete ce ne saremo già andati, ha assicurato Volney. Ma Barker continua a parlare della Florida. Ha messo gli occhi su un posto sul lago Weir. Chiudi il becco, Vol, ha detto Doc colpendolo sulla spalla. E insomma, ce ne andiamo. Dovreste andarvene anche voi. Prendete i bagagli, non fermatevi nemmeno al ritorno. La situazione può cambiare da un momento all'altro. Ok, ha risposto Johnny. Perlomeno quando è morto era felice. Rideva. Non ho aperto bocca. Cominciavo a rendermi conto che Red Hamilton, il mio vecchio compagno d'avventure, era morto per davvero. Ero incredibilmente triste. Ho cercato di pensare al proiettile che aveva solo sfiorato Johnny, per poi andare a uccidere una mosca, sperando di tirarmi un po' su di morale. Invece no. Mi sono sentito ancora peggio. Doc mi ha stretto la mano e poi ha fatto lo stesso con Johnny. Era pallido e amareggiato. La verità è che non so come abbiamo fatto a finire così. Da piccolo l'unica cosa che volevo fare era il macchinista ferroviere. Beh, ti dirò una cosa. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Alla fine Dio vede e provvede.
Abbiamo accompagnato Jack nel suo ultimo viaggio, avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue e sistemato sul sedile posteriore della Ford rubata. Johnny ci ha portati fino all'estremità opposta della cava, su una strada piena di buche. Quando si tratta di guidare su un terreno accidentato, preferisco sempre una terraplane a una Ford. Poi ha spento il motore e si è toccato il cerotto sopra il labbro. Ha detto: «Con oggi la mia fortuna si è esaurita, Homer. Adesso mi prenderanno». «Non dire così». «Perché no? È vero». Il cielo sopra di noi era bianco e carico di pioggia. Ho calcolato che ci saremmo inzaccherati di fango tra Aurora e Chicago. Johnny aveva deciso di tornare là perché i federali ci avrebbero aspettati a St. Paul. Da qualche parte c'erano dei corvi che gracchiavano. L'unico altro suono era il ticchettio del motore che si raffreddava. Continuavo a guardare nello specchietto il corpo sul sedile posteriore. Vedevo le gobbe formate dai gomiti e dalle ginocchia, gli spruzzi rossi sul lenzuolo dove si era piegato a tossire e a ridere alla fine. «Guarda qui, Homer», ha detto Johnny indicando la calibro 38 che aveva infilato di nuovo la cintura. Poi ha giocherellato con il portachiavi del signor Francis e ho visto che sui polpastrelli le impronte digitali si stavano riformando nonostante tutta la fatica. Nel portachiavi c'erano 4 o 5 chiavi, oltre a quella della Ford, e la zampa di coniglio porta fortuna. «Il calcio della pistola ha colpito questa quando è caduta», ha detto così, ha scosso la testa. «Ha colpito proprio il mio amuleto, e adesso la mia fortuna se n'è andata. Aiutami con lui». Abbiamo trascinato Jack fino al pendio ghiaioso, poi Johnny ha preso la bottiglia di acido muriatico. Sull'etichetta c'era un grande teschio marrone con due ossa incrociate. Johnny si è inginocchiato e ha scostato il lenzuolo. «Prenditi gli anelli». E io li ho sfilati. Johnny se li è messi in tasca. Alla fine ci abbiamo guadagnato $45 a Calumet City, anche se Johnny continuava a giurare che quello più piccolo aveva un diamante vero. «Adesso aprigli le mani». L'ho fatto. E Johnny ha versato un tappo di acido muriatico su ogni polpastrello. Quelle impronte digitali non si sarebbero riformate mai più. Poi si è chinato sulla faccia di Jack e gli ha dato un bacio sulla fronte. «Mi spiace, Red, ma so che tu avresti fatto lo stesso con me se le cose fossero andate diversamente». Quindi ha versato l'acido sulle guance, sulla bocca e sulla fronte di Jack. Si è sentito uno sfrigolio. Si sono formate delle bollicine ed è comparsa una schiuma bianca. Quando ha iniziato a corrodere le palpebre chiuse, mi sono girato dall'altra parte. E ovviamente non è servito a niente. Il cadavere è stato trovato da un contadino che era venuto a prendere un carico di ghiaia. Un branco di cani aveva spostato quasi tutti i sassi sotto cui lo avevamo seppellito e aveva iniziato a mangiare i resti delle mani e della faccia. Per quanto riguarda il corpo, c'erano abbastanza cicatrici da permettere alla polizia di identificarlo come quello di Jack Hamilton. La fortuna di Johnny era finita, d'accordo. Tutte le decisioni che ha preso dopo, fino alla notte in cui Purvis e i suoi scagnozzi armati di distintivo l'hanno preso al Biograph, erano sbagliate. Poteva limitarsi ad alzare le mani e ad arrendersi quella notte? Direi proprio di no. Purvis lo voleva morto, in un modo o nell'altro. Ecco perché i federali non hanno mai detto alla polizia di Chicago che Johnny era in città. Non dimenticherò mai il modo in cui Jack ha riso quando ho portato dentro quelle mosche prese al lazo. Era un tipo a posto. Lo erano tutti, o quasi. Gente a posto che era finito a fare il mestiere sbagliato. A Johnny era il migliore del gruppo. Nessuno ha mai avuto...
Nessuno ha mai avuto un amico più sincero. Abbiamo rapinato un'ultima banda insieme, banca insieme, la Merchants National a South Bend, nell'Indiana. Lester Nelson si è unito a noi per quel colpo. Mentre ci allontanavamo dalla città, sembrava che ogni bifolco dell'Indiana ci stesse riempendo di piombo. Eppure, siamo riusciti lo stesso a scappare. Ma per cosa? Eravamo convinti di ricavarci più di 100.000 verdoni, abbastanza per filarcela in Messico e fare una vita da re. Invece ci siamo ritrovati con un misero bottino di 20.000 dollari, la maggior parte in spiccioli e banconote sudice. Alla fine Dio vede e provvede, questo ha detto Johnny e Doc Barker prima che ognuno andasse per la propria strada. Io sono stato allevato da buon cristiano, ammetto di essermi un po' allontanato dalla retta via nel corso degli anni, e ci credo. Non possiamo cambiare quello che siamo, ma va bene così. Agli occhi di Dio, nessuno di noi vale molto più di una mosca attaccata a un filo, e l'unica cosa che conta è spargere qualche raggio di sole lungo il cammino. L'ultima volta che ho visto Johnny Dillinger è stato a Chicago, e stava ridendo per qualcosa che avevo detto. A me basta questo.